che è arrivato in macchina accompagnato da Luca Antonini, nonostante abbia fatto la patente, ma sono infatti molto amici, quindi sono arrivati insieme e hanno ricevuto un sacco di applausi. Stefano Esciaraui, che oggi era protagonista anche sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, è un po' come l'emblema del Milan della prossima stagione, il Milan giovane. E quindi tra l'altro era fotografato anche con lo zainetto, che è uno dei must dei calciatori che amano indossare, e quindi anche lui si è preso molti applausi. Nel frattempo io dalla mia postazione vedo distintamente Adriano Galliani passeggiare per il vialetto che tienilo porta. Tienilo d'occhio Benedetta, sì, che sai che se succede qualcosa sta passeggiando per il vialetto di Milanello, che in realtà dagli spogliatoi porta proprio alla zona dove si sta svolgendo l'allenamento, il campo esterno, quindi Claudio tra pochissimo lo vedrà sicuramente comparire. Quindi questo è quello che sta succedendo in questo momento, mentre i giocatori si stanno allenando e state vedendo proprio la prima corsa stagionale da parte dei giocatori rossoneri. A voi. Esatto, stiamo vedendo la prima corsa fra gli applausi della Corva Sud. Innocenti, Narduzzo, Iotti, che è un giocatore molto giovane, 95. Ci sarà anche Pazzagli, che è un nome che ovviamente al Milan ricorda il grande del Pazzagli, purtroppo scomparso. Una dinastia quindi che nel Milan in qualche modo continua, anche se poi magari il giocatore verrà girato in prestito. Una delle caratteristiche della storia rossa. E tanti giovani, ripeto, secondo me Carmona innocenti, Carmona per età, perché come 92 non può più disputare il campionato primavera, quindi è fuori età. Perciò o rimarrà nella rossa del Milan o è giusto che vada a giocare altrove, ma avrà un mese e mezzo per giocarsi le sue chance. Ed innocenti, credo che come caratteristiche, come piglio, come garra, dato che lui è di origine argentina e si usa dire questa parola quando si vuole parlare di un giocatore che ha grinta, che ha voglia, che ha fame, mi sembra davvero uno pronto. Insomma, a me Innocenti piace molto, poi se dovesse essere girato in prestito in una squadra di B credo che farà ugualmente bene, però credo che tra tutti, dato che anche per Simone Andrea Ganz, che pure dovrebbe essere presente, si parla di un prestito in B, forse al Bari. Sai, Ganz in questo momento, se tu guardi gli attaccanti che sono disponibili per il raduno, abbiamo Robinho e Esciaraui, quindi abbiamo Prosenik, poi l'auto austriaco della primavera, e Ganz, che potrebbero in queste prime amichevoli quantomeno giocarsi le proprie chance. Ganz è sempre chance. Molto sponsorizzato dai nostri tifosi. Beh, ragazzi, un po' anche Ganz per il nome in parte, ma poi perché sta facendo veramente molto bene. Chi ha avuto modo bene di apprezzare la primavera con le telecronache di Alessandro, in parte che mia, soprattutto sue, ha visto che questo ragazzo ha dei numeri, secondo me ha tutte le caratteristiche per diventare un attaccante di Serie A. Poi non so se diventerà più forte, meno forte del padre. Io ho già detto più volte che mi ricorda molto Enrico Chiesa, con un altro attaccante ci metterei la firma se mi dicessero che Ganz farà la carriera di Enrico Chiesa, perché è stato secondo me uno dei più grandi attaccanti dell'Italia negli anni 90. Vediamo, potrebbe essere anche utile a lui come attaccante fare un anno altrove, però con Pato, Cassano e Ibra per ora assenti, credo che questi attaccanti abbiano una buona chance di ritiro. Continuiamo a vedere le immagini del campo esterno con una giornata splendida, proprio anche la giornata a salutare i nostri giocatori. Abbiamo parlato prima della classifica con Benedetta, degli applausi, soprattutto all'arrivo. Vediamo i Flamini nostri, versione esatto, marina. Flamini che sta sorridente, questo già ci fa piacere, però ha un nuovo look, che di solito le donne cambiano il look quando gli succede qualcosa, vogliono cambiare vita. Adesso non è il caso di Flamini, non voglio però commentare, potrebbe essere anche un perché modo io di capelli, sinceramente, a differenza di Claudio, che invece ne ha molti, sono l'ultimo che purtroppo può parlare. Vuole dare una svolta forse anche dice in positivo, un taglio, un salto di qualità, sì, un salto di qualità per anche magari la sua carriera. Scusami, di Claudio. Dimmi. No, adesso provvederemo anche a te. Un nuovo grazie. Look. Mi sono già tagliato, però tu non puoi vedere, ma ho già dato un taglio. Però vabbè, no, ti vedo. Cioè, adesso non ti vedo. Ah, sì, ti vedo. Va bene, Claudio, è tutto molto bello questo. Sì, perché so che a me non piacciono i riccioli dietro. Quindi sì, no, ma infatti io ho no, provveduto. Intanto, scusate, a proposito di informazioni, vorrei sì, darne alcune personali più interessanti e più serie. Decisamente. Avevamo promesso ai nostri abbonati, e quindi ai tifosi del Milan, che avremmo dato la notizia relativa alle sedute che si svolgono nel pomeriggio, perché se è un dato di fatto che nel corso delle mattine la squadra resterà all'interno di Milanello
per la parte atletica, non è detto e non è così scontato che quelle pomeridiane avvengano sempre e costantemente fino a sabato, giorno in cui comunque ci sarà la prima uscita qui sul campo esterno di Milanello. Le sedute, dicevo, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, non è così scontato che avvengano sul campo esterno. Quindi invitiamo tutti i nostri abbonati che possono divulgare questa notizia e che vadano sul sito del Milan per sapere se la squadra nel corso della giornata si allenerà sul campo esterno. Questo perché sappiamo che molti, anche fuori da Milanello, ce l'hanno chiesto, si alleneranno sempre fuori sul campo esterno? No, non è così scontato, perché se le temperature saranno particolarmente elevate, come è probabile che lo siano, almeno viste le previsioni, come dicevo, scherzando un po' ma seriamente, sul campo esterno ci sono sempre più gradi rispetto alla permanenza all'interno di Milanello. Quindi se le temperature saliranno particolarmente, è facile che Massimiliano Allegri e il suo staff decidano di restare anche nel corso del pomeriggio dentro sui campi interni di Milanello. Quindi noi ovviamente nel corso della giornata, nelle prime ore della mattina, daremo le informazioni riguardanti l'allenamento pomeridiano. Se tutti coloro che vorranno venire a Milanello andranno sul sito, potranno scoprire se è il caso di avvicinarsi a Milanello o meno, altrimenti si rischia di venire per niente, insomma, di non seguire una seduta che invece di avvenire sul campo esterno potrebbe avvenire sui campi interni. Hai fatto bene a sottolinearlo. Claudio, ti volevo chiedere, perché in mattinata c'è stato un altro argomento un po' in sospeso su una domanda, se non mi ricordo male, di Alessandro Bianchi, la questione degli spogliatoi, ovvero dei nomi sugli armadietti, della disposizione dei nomi sugli armadietti degli spogliatoi nuovi, tra l'altro bellissimi, tutti molto moderni, che abbiamo potuto far gustare anche i nostri tifosi. Si è scoperto qualcosa di più? Non ancora, sono in attesa di incontrare la persona addetta. Più che addetta alla scelta delle posizioni di spogliatoio, addetta alla risposta. Ah, okay. Quindi sto soltanto attendendo di rincontrarla, perché l'ho vista per un attimo stamattina e poi non mi è più passata davanti. Perfetto. Qui si lavora e anche sodo, quindi ognuno ha i suoi impegni quest'oggi e ci sono tante persone. Non ho più avuto modo di incontrare questa persona, non appena mi riapparirà davanti. Lo fermiamo. Sì. Perfetto, intanto continuiamo a vedere le immagini dopo la corsetta, il riscaldamento è dura in parte ricominciare, ok, la voglia, però comunque dopo le vacanze è vero che oggi sarà assolutamente, si parlava di antipastino. Certo, è anche vero che sai, una squadra come Milan che poi gioca ogni tre giorni, o carica in questo periodo estivo, altrimenti non lo fa più, perché sarà uno dei pochi periodi nei quali Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione praticamente tutta la rosa, anche se paradossalmente le nazionali, che hanno finito l'1 luglio, già a metà agosto ricominciano con un'amichevole il giorno di Ferragosto, un'amichevole che non mi spiego l'utilità, sinceramente, di fare delle amichevoli a Ferragosto per le nazionali, però insomma va bene così. Però insomma, se tu pensi che il campionato inizia il 25-26 agosto, oggi siamo al 9, ci sarà poi la tournée americana e tante amichevoli, credo che queste due settimane davvero serviranno ad Allegri per cercare di mettere benzina nelle gambe dei giocatori. E poi su questo è un lavoro che, d'accordo, ci sarà sicuramente la ripresa, di solito si fanno delle piccole ripresine poi in inverno, no? nel periodo di sosta del campionato, però questo qui è il lavoro che poi ti porti dietro per tutta la stagione, il lavoro sul fondo che ti serve, poi inizierà il lavoro sulla velocità, sulla rapidità e pura. Però adesso bisogna fare fondo, bisogna lavorare, bisogna far fatica, ma del resto una stagione che dura 10 mesi non può esimersi dall'iniziare in questo modo. Le preparazioni nel calcio sono sempre così, ci sono vari metodi, c'è chi usa di più il pallone, chi usa di più la preparazione a secco. Vedremo adesso, quest'anno in Milan ha cambiato qualcosa a livello di preparatori atletici, anche se Tognaccini è rimasto nello staff. Più che altro, diceva Adriano Galliani, hanno pensato tanto sulla questione degli infortunati, c'è stata anche l'idea e c'è l'idea di attuare delle strategie più che altro di prevenzione, che probabilmente intendono anche un diverso tipo di allenamento. A volte c'è anche sfortuna, però è vero che la quantità di infortuni che abbiamo subito è talmente elevata che fa pensare che davvero qualcosa l'anno scorso si fosse sbagliato, perché la mala sorte, è vero che molti infortuni sono stati derivati da contrasti o da incidenti proprio durante la partita, quindi il calcio è uno sport di contatto e ci può stare, quasi tutti traumatici, però insomma quando ti si infortuna praticamente tutta la rosa durante la stagione è giusto porsi le domande, e Milan si è dato anche delle risposte. Vedremo se partoriranno gli effetti che tutti speriamo, però sicuramente qualcosa quest'anno cambierà
anche dal punto di vista della preparazione sono curioso di vedere proprio in queste due settimane di lavoro Milanello, anche se poi ci sarà un amichevole importante il 21 a Bari nel Trofotin con Inter e Juve, però voglio vedere che tipo di preparazione vuole già impostare Follini ai suoi uomini. Finalmente possiamo dirlo, ripeto, continuiamo a vedere le immagini dei giocatori perché non ne potevamo più di non vedere Milanello bello pieno con i nostri giocatori che si allenano, pronti per iniziare una nuova stagione proprio da oggi. Claudio, i cori più gettonati ce ne sono? Riusciamo a sentirli? Sì, sì. Claudio? Claudio? Claudia? Sì. Ho sentito parte della tua domanda, perdonami. No, no, parlavo soltanto perché prima abbiamo parlato della classifica d'applausi, allora sì. Mi veniva spontaneo, non so, una classifica cori, i cori più gettonati. Guarda, mi tocca ripetere quello che ha detto Benedetta, perché Kevin Prince Boateng ecco. Sicuramente è stato uno di quelli più acclamati. In ogni passaggio sul terreno di gioco vicino alla rete di recinzione è stato uno di quelli più acclamati. Devo dire che a turno hanno applaudito tutti. Ora le squadre si sono divise in due gruppi, come potete vedere, quello distinto dalla maglia bianca e quello dalla terza maglia, quindi con alcune corse che vanno a svolgere. Che tira il gruppo, vedo vicino a lui Robinho, anche lui mi sembra con un nuovo look di capelli, poi vicino a lui c'è Carmona, voglio anche che i tifosi si abituino a conoscere alcuni di questi ragazzi. Alla sinistra di Carmona c'è Innocenti, i due giocatori di cui parlavamo prima, e poi dietro gli altri mi sembra di aver visto anche Jamel Mesbah in questo gruppo, anche se Mesbah Fassotti abbiamo anche visto, sì, Maldera ovviamente, certo. Lo staff Mesbah è al centro di questa trattativa di mercato col Torino. Non se è stato convocato, credo che voglia dire che la trattativa è ancora lungi dal concludersi, certo. O magari non si concluderà nemmeno. Però è vero che in questo momento con Taibo che arriverà, il Milan ha quattro esterni sinistri, più Mattia De Sciglio che può giocare anche in quella zona e volendo anche Daniele Bonera, e ci aggiungere anche Manuelson a mio gusto personale. Quindi se ci sarà qualche partenza, io occhio e croce, credo che un terzino sinistro verrà sacrificato per Taibo, anche se sarei ben contento di vedere una sua rinascita, una sua rivincita al Milan. Ricordiamo che ad esempio un giocatore come Dida, che ha fatto la storia di questo club, ebbe bisogno di un periodo in prestito altrove per poi, eccolo qui Massaro, eccolo intanto, per poi ritrovarsi al Milan e diventare il portiere che tutti abbiamo conosciuto nei momenti ovviamente più alti della sua carriera milanista, che ha conosciuto purtroppo anche qualche picco negativo. E quindi sai, magari Taibo torna dall'esperienza Queen's Park Rangers e magari, anche se mi risulta difficile pensarlo, diventa un giocatore che nei piani di Allegri torna importante. Credo che la gerarchia adesso sia Antonini, Vilà Mesbah, ma Vilà leggermente avanti rispetto a Mesbah, e Taibo arrivi il quarto in questa ipotetica classifica. Credo che uno di questi quattro sicuramente partirà e vediamo poi quello che propone il mercato. Vedo che al Milan continuano ad essere associati dei terzini sinistri, ma al momento attuale ne abbiamo 5 barra 6 in rosa. Al Milan vengono accostati tanti di quei nomi, però che ormai perdiamo il conto. Sulla sinistra però ho visto tanti nomi, Kolarov, Balzaretti, dato Balzaretti ti do questa chicca. Dimmi. L'ho visto l'altro ieri. Ah sì? Gli ho chiesto se viene a Milan, ha detto non si ti sa. Ha salutato in modo caloroso? No, ho salutato io ovviamente, non mi conoscevo, mi sembra anche giusto che se io presentarmi a Balzaretti non viceversa. Però e ha detto? Mi è parso di capire che sarebbe contento di vestire la maglia del Milan, però in questo momento davvero, anche molti tifosi davvero a sinistra, secondo me noi siamo pieni. Poi se ne arriva un altro, per carità, e dimostra di essere migliore di quelli che ci sono, è giusto che arrivi. Però ripeto, in questo momento il Milan ha quattro giocatori esterni sinistri di ruolo, più De Sciglio, Bonera e Manuelson, che possono fare ricoprire quella posizione. Credo che la priorità, se arriverà qualcuno sul mercato, andrà data per me a centrocampo. Assolutamente, questa è la chicca di Luca Bertelli pure su Barzaletti. Intanto vediamo una corsa prima abbastanza anche intensa da parte della parte di squadra con la maglietta nera, dove insomma si vede notevolmente che Kevin Prince Boateng che ha scelto i calzoncini bianchi alti, sì, anche per distinguersi dai calzettoni dagli altri. Una corsa intensa, questa, esatto, lui si distingue, sì, sempre. Ci sono tanti giocatori, tante personalità diverse, come ha voluto sottolineare Massimo Ambrosini. L'importante è riuscire a
tirar fuori il meglio da tutte, da ogni personalità, e riuscire a creare quindi il gruppo, perché quello che serve per vincere è proprio il gruppo e non quindi i singoli giocatori. Un gruppo che si sta trovando adesso, si è ritrovato oggi, giorno di raduno, noi l'abbiamo seguito tutto il tempo fin dalle 11 con l'arrivo dei giocatori a Milanello. Adesso stiamo seguendo il primo allenamento che proseguirà, ci saranno poi però anche come nostri contributi ancora le news con gli ultimissimi tutta la giornata e poi un riassunto della giornata proprio dallo studio Milan con tutti i nostri ospiti. Una giornata che, come anche diceva prima Benedetta, ci sarà poi dopo in serata l'incontro con gli sponsor, un aperitivo, seguirà la cena, vedremo